Ciao a tutti! Allora, il video di oggi è una figata pazzesca. Oggi vi propongo un'altra conserva super comoda che mi avete consigliato voi. Vi faccio vedere come fare in casa i legumi che compriamo nei vasetti al supermercato, già pronti. Anche questa conserva è facilissima, quindi è alla portata di tutti. Allora, per prima cosa vi presento i legumi che ho scelto io. Io andrò a utilizzare i fagioli borlotti, i fagioli corona o quelli di Spagna e i ceci. E come avete visto i borlotti sono freschi, mentre gli altri due li ho messi in ammollo. Questo per dirvi che avete scelta su quale utilizzare. Adesso vi spiego come mettere in ammollo i legumi in modo corretto. Ho messo i legumi in due contenitori diversi. Li ho ricoperti con abbondante acqua, perché poi i legumi andranno a triplicare il loro volume, quindi hanno bisogno di acqua e di spazio. E all'acqua aggiungo mezzo cucchiaio di aceto. Questo ingrediente favorisce l'ammollo dei legumi. E adesso li lasciamo in ammollo per almeno una notte. Ma io ho tutto pronto, quindi adesso iniziamo con la ricetta. Allora, dopo l'ammollo vanno sciacquati tutti i legumi sotto acqua corrente e anche i borlotti. Ok, ora ci spostiamo sui fornelli. Allora, qui ci verso questi ceci, i borlotti. Ora non ci resta che aggiungere l'acqua e accendere il fuoco. Ok, dicevamo acqua. Devono essere ben coperti, Io non aggiungo altro. Un piccolo consiglio per i borlotti: io aggiungo sempre 2 cucchiai di passata di pomodoro, perché fidatevi che dà più sapore. Mentre se volete variare, potete aggiungere degli odori come la carota, il sedano, la cipolla, oppure delle foglie d'alloro che li renderanno più digeribili. Mi raccomando, non fate l'errore di mettere il sale subito. Il sale nei legumi va messo a fine cottura, perché altrimenti si induriscono e non si cuociono mai. Adesso viene la parte più noiosa e quella di attesa, ovvero la cottura, che varia molto in base al legume. Ad esempio, per i fagioli li farò cuocere per circa 40 minuti, mentre i ceci almeno un'ora. Quando sta per scadere il tempo di cottura, assaggiatene qualcuno per vedere la consistenza. Devono risultare un po' al dente, perché poi termineranno la cottura a bagnomaria. Nel frattempo che cuociono, vi dico cosa fare. Possiamo leggere un libro, possiamo innaffiare le piante, pulire il pavimento, lavare i piatti, far uscire il cane, oppure potremmo sterilizzare i vasetti che ci serviranno successivamente. Nel video dell'altra volta vi avevo fatto vedere la sterilizzazione a bagnomaria. Questa volta ve la faccio vedere al forno. Per sterilizzare i vasetti in forno basta appoggiarli sulla grata del forno e lasciarli dentro per una mezz'ora a 130 gradi. Una volta passato il tempo, spegnete il forno e fateli raffreddare un po'. Questo per le capsule non vale, quindi possiamo lavarle semplicemente con dell'acqua e lasciarle asciugare. Ci vediamo a cottura ultimata. Allora, i borlotti sono pronti, sono passati 40 minuti, adesso aggiungo il sale, faccio insaporire e spengo il fuoco. Ci siamo, abbiamo quasi finito. È trascorso il tempo di cottura, si sono anche intiepiditi, quindi ora li invasettiamo. E questi sono i vasi sterilizzati. Sono da 300 grammi circa, come quelli che troviamo al supermercato, così sono proporzionati i nostri consumi. Se avete l'imbuto apposito, usate quello. Dovrò far canestro. E riempiamo prima con i legumi, poi con il liquido di cottura. Altre due, aggiungiamo il liquido. Ok, guardate che carino. Non sono come quelli che acquistate? Anzi, sono anche meglio. Mercoledì. Adesso però li attappiamo, li capsuliamo, si dice, li incapsuliamo, insomma, mettiamo i tappi, avete capito? Le capsule. Però adesso c'è la bollitura a bagnomaria, come già sapete, pentola capiente, uno strofinaccio sul fondo, sistemiamo bene i vasetti ben stretti tra di loro, copriamo d'acqua fredda e portiamo sul fuoco. Dal momento del bollore aspettiamo 20 minuti e poi li lasciamo raffreddare nell'acqua.
Incredibile, in questo video sono riuscito a cambiare addirittura il taglio di capelli. Questa conserva è comodissima non solo per la versatilità che hanno in cucina i legumi, ma anche per il fatto che la possiamo fare tutto l'anno, perché come avete visto si possono utilizzare anche i legumi secchi, che troviamo tutto l'anno. Va bene, ma anche questo video è finito. Spero che vi sia piaciuto, che vi sia piaciuta questa conserva. Mi raccomando, è un obbligo. Dovete rifarla perché è super comoda. Non andate a comprarla al supermercato in questo modo, perché sono più buoni, sono fatti in casa e sapete anche cosa contengono. Vi ricordo di lasciare un like, di commentare, di condividere questo video, di iscrivervi al canale e di seguirmi su tutti i social. E noi ci vediamo alla prossima ricetta. A presto e consumate più legumi. Dai, saluta pure tu.